Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Nel video di oggi andiamo a vedere se sono un genio. Tuo figlio ha tra i 10 e i 12 anni? Scopri se è un genio con queste semplici domande. E quindi partiamo. Domanda 1 di 13. Da piccolo e adesso si pone domande sul senso di vita, sulla morte dell'universo e sui grandi temi? Non in modo particolare, a volte facendo domande, chiedendo spiegazioni che siano il più possibile logiche e razionali. Sì, il pensiero dell'immensità dell'universo, dell'ineluttabilità della morte gli provano angoscia e a volte paura. Sono io, sono l'ultimo, piacere. Andiamo con la domanda 2. Domanda 2 su 13, in relazione alla scuola. Ha sempre fatto un po' di fatica e non ha raggiunto il livello di competenza adeguato rispetto ai compagni. Apprende in modo adeguato rispetto alla classe frequentata e sa lavorare con impegno. È molto bravo senza fare grande fatica studiando un tempo limitato. Oppure invece ottiene risultati discreti ma senza applicarsi e senza quasi studiare. La seconda, io sono il secondo. 3 su 13. Per quanto riguarda la capacità di attenzione a scuola, le insegnanti riferiscono che non riferiscono un annuncio, grazie. Allora, tende a distrarsi molto facilmente, a volte si distrae, ma in generale riesce a portare a termine quello che deve fare nei tempi giusti e sa lavorare con il giusto impegno. Quando un argomento lo interessa è molto attento, fa molte domande. Io sono l'ultimo, faccio sempre molte domande, sempre. Non c'è una volta che non le faccio e quindi penso che i miei professori si siano scocciati di vedermi perché sanno che ogni volta farò 3 miliardi di domande, quindi sì. Allora, domanda 4 di 13. Ha una forte immaginazione, a volte fa dei collegamenti inusuali tra concetti apparentemente anche distanti tra loro? Sì, ma in situazioni diverse ha dimostrato di avere notevole creatività e originalità. Non ha molta fantasia e immaginazione, abbastanza in un ambito specifico. Per il resto preferisce le attività strutturate con regole precise. La seconda. Domanda 5 di 13. Ha alcuni interessi fuori dalla scuola, escludendo le attività fisiche e di videogiochi, che porta avanti con grande passione ed entusiasmo. Ragazzi, ma se io sono adesso a fare un video e porto con passione ed entusiasmo questi contenuti, perché? La sapete voi? Sì, perché è sempre interessata a qualcosa? Sì, perché quando è interessata a qualcosa tende ad approfondire l'argomento e utilizza fonti diverse per saperne di più. Andiamo con la domanda 6. Possiede un bagaglio di conoscenze scientifiche generali molto superiore rispetto ai pari età? Non in modo particolare, perché non è molto interessato a libri, né a conoscere né a sapere. Ragazzi, questo non sono io, è un'altra persona. Solo su un argomento specifico che approfondisce e studia con passione. In generale sì, degli argomenti che lo interessano a conoscenze molto superiori ai compagni, perché legge molto, sa cercarsi le fonti. Sì, questo. Siamo a metà, ragazzi, siamo a metà, siamo a metà. Domanda 7 su 13. Se è interessato a rimanere, sa concentrato. Aspettate. Se è interessato, sa rimanere concentrato anche per lunghi periodi di tempo? No, abbastanza in linea con la sua età, sì, ma deve essere motivato. La prima. Allora, 8 su 13. Ha uno spiccato senso dell'umor? No. Molto spesso fa battute spiritose e divertenti con i suoi amici? Sì, e molto spesso utilizza l'ironia, tanto che non sempre viene incappato dai suoi compagni di classe e dai pari età. Ragazzi, io sono il secondo. A volte faccio pure scompisciare le persone, cioè. 9 su 13. Ha la tendenza a mettere in discussione ciò che annunci. Grazie, annunci. Ha la tendenza a mettere in discussione ciò che gli viene detto quando non è convinto dalle argomentazioni che gli vengono presentate? Qualche volta o spesso, ma se lo fa non sempre riesce a far valere le sue ragioni, utilizzando argomentazioni logiche e sostenibili. Sì, e tende a spiegare le ragioni del suo disaccordo in modo chiaro e convincente. Sì, utilizza le sue capacità dialettiche per cercare, anche quando è evidente che non ha ragione, di sostenere le sue ragioni. Allora, io del dialetto pugliese non so una virgola, quindi non direi la terza.
Secondo me la seconda. La seconda, la seconda. Sì. Domanda 3, 10 di 13. Mancano solo 3 domande. Ragazzi, veramente sti annunci, perché rimettono? Non mi fanno fare un quiz in tranquillità. Preferisce tendenzialmente la compagna degli adulti o di ragazzi più grandi? Non in modo particolare, perché i giochi e le cose che lo interessano sono quelle che piacciono anche ai ragazzi della sua età. Non ha particolari problemi di relazioni con i compagni, anche se a volte preferisce interagire con i ragazzi più grandi, in relazione ad alcuni suoi interessi più particolari. Può o non può avere problemi di relazione con i compagni dovuti al suo carattere più o meno espansivo. Allora, la seconda. 11 su 13. Ha una notevole velocità nell'apprendere cose nuove o mai spiegate, non in modo particolare, è abbastanza rapido nell'imparare, soprattutto su alcuni argomenti. Sì, è molto veloce nell'apprendere e quando deve affrontare un argomento nuovo ne coglie subito il senso. Allora. Se mettessi la terza, la matematica non dovrebbe esistere, anzi, le radici non dovrebbero esistere e altri argomenti complessi. Quindi mettere la terza, ma metto la seconda. È così. Domanda 12. Una domanda su quando era più piccolo. Non in modo particolare, solo in parte in alcune circostanze, si vede una netta differenza che negli anni è diventata meno evidente. Di cosa stiamo parlando? Perché cioè, non capisco in che senso una domanda su quando era più piccolo. Ma qual è questa domanda? Non so, si può andare avanti? Sì, ok. Domanda 13 su 13, ultima. Ha un forte interesse per i libri, i documentari, le enciclopedie e per tutte le altre fonti di informazione che possano soddisfare le sue curiosità, ma certo, non ama molto leggere e non ha interesse particolare per il sapere. Non sono io. Gli piace leggere soprattutto di alcuni argomenti specifici che più lo interessano. Ama molto leggere, approfondisce alcuni argomenti sui testi adatti a ragazzi della stessa età o poco più grandi. L'ultimo. Vediamo se sono un genio allora. Ecco il tuo profilo. È adeguatamente coinvolto in ciò che fa. Sa lavorare con un certo impegno, anche se potrebbe fare di più per migliorarsi. Grazie, non c'era bisogno che me lo dicevi, già lo so. Sa fare collegamenti a volte anche in modo originale e ha buone capacità generali che vanno quindi sostenute e supportate. Dotato di buona memoria, sa stare attento ed in grado di concentrarsi quando serve, anche se a volte può avere dei cali e qualche difficoltà. Grazie alla matematica e all'arte, alla tecnologia. Andiamo avanti, va che è meglio. Buone le capacità espressive che utilizza in modo adeguato quando servono. È importante proporre letture interessanti e stimolanti per far sì che possa sempre migliorare le sue conoscenze all'interno di un percorso di crescita che lo porti a essere un individuo consapevole e in grado di affrontare il mondo con la giusta cassetta degli attrezzi. Sì, ragazzi, sono io alla fine, ho risposto bene, sono io, evviva!